Storico Ribelle è un nome di un formaggio, è un nome che abbiamo dato qualche anno fa per differenziare, per distinguere il formaggio delle Valli del Bitto. Prima si chiamava Bitto Storico, oggi abbiamo deciso di scegliere questo nome per appunto rimarcare il metodo e la zona storica di produzione. È un formaggio d'alpeggio che si fa solo d'estate, chiaramente da metà giugno a metà settembre, usando latte intero misto di mucca e di capra orobica. È un formaggio prettamente orobico, non valtellinese, perché gli alpeggi si trovano proprio sul confine tra le province di Bergamo e di Sondrio. È una zona bella, ben coerente dal punto di vista naturale e anche come capacità dei casari. È un formaggio che, in virtù di del fatto che ha un latte perfettamente sano, le bestie non possono mangiare mangimi e non si aggiunge fermenti nella lavorazione. Il latte viene lavorato due volte al giorno subito dopo la mungitura, si dice a munta calda, può raggiungere una stagionatura anche più di 10 anni. È forse uno dei casi più unici del mondo di stagionatura, perché comunque ci arriva in condizioni perfette, sempre bello morbido e sempre bello equilibrato nei sapori, e questo è un po' quello che distingue rispetto a tutti i buonissimi formaggi d'alpeggio che si fanno nelle Orobie e nelle Alpi in generale. Allora, qua abbiamo dei formaggi de Mut, sono formaggi fatti dall'agriturismo Ferdi in Alta Val Brembana e li facciamo da Ornica, sono formaggi che vengono stagionati con varie tipologie di stagionatura. Partiamo da un 2018, che è il primo formaggio disponibile, fino a un 2015 con stagionatura. Nel tempo il formaggio acquisisce sapore. Sono formaggi che vengono fatti in Alta Val Brembana con mucche libere al pascolo, quindi col benessere animale, con mucche che mangiano solamente erba fresca e bevono acqua, non mangiano né fieno né mangime. Questo consente che ogni forma sia differente dall'altra in base alla tipologia di erba che mangia la mucca. Ogni forma sarà differente dall'altra proprio perché la mucca cerca l'erba che gli piace di più e perché di giorno in giorno l'altitudine cambia, dai 1400 metri ai 2200 metri l'erba che cresce è differente, la fioritura varia in base alla stagione e quindi avremo sempre un formaggio differente dall'altro con dei sentori di erba differenti. Il formaggio viene lavorato in una lavorazione a crudo e viene lavorato da noi a mano con fuoco a legna in una caldera di rame. La stagionatura viene fatta in cantina e siamo qua a proporre a questa fiera il nostro formaggio prodotto in varie annate. È difficile dire qual è il formaggio più buono che ho provato, perché di cattivi non ne ho provati. Diciamo che qualcuno lascia la bocca più un sapore forte e uno più leggero. Però dire che devo scegliere tra uno e l'altro, ne ho comprati di tutti, perciò ditemi poi voi. Vi ringrazio. 18? Chiedo scusa signora, mi può esprimere un parere su questi formaggi? Sono buonissimi, uno più buono dell'altro, solo che doveva vincere un produttore italiano e non l'americana di Wisconsin. Ok, grazie. In Città Alta, nel luogo magico di Piazza Vecchia, e in particolare ci troviamo allo stand della capra orobica. La capra orobica è uno degli animali più importanti delle nostre prealpi orobie e rappresenta appunto il suo presidio slow food. Ci troviamo in un contesto molto speciale perché qua sotto trovate le 7 vere eccellenze delle nostre montagne, delle nostre prealpi orobie, come i 7 formaggi principi dell'Orobe. Un contesto molto carino, molto interessante sia per il pubblico sia per il valore culturale che ci sta dietro. Nel senso che
È una grandissima iniziativa che porta avanti il progetto di promozione di Bergamo come patrimonio dell'UNESCO. Pensate che a Bergamo c'è la più grande concentrazione di conoscenza casearia e prodotti caseari in tutto il mondo. Quindi questa iniziativa di dare una tantissima cultura anche a livello internazionale a un patrimonio ricchissimo del nostro territorio. Ci sono tantissimi produttori, tantissimi formaggi interessanti, il pubblico è veramente molto interessato a questa iniziativa e speriamo che Bergamo diventerà patrimonio dell'UNESCO anche con questo grandissimo progetto.